Ben ritrovati amici telespettatori di Cilentociana, un nuovo appuntamento nella nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana approfondiamo le caratteristiche di una tipologia di carne che è tra le più consumate al mondo, ma è anche tra le più mal viste per soprattutto il suo contenuto di grassi e per la gestione degli allevamenti intensivi. In realtà dobbiamo dire che, ribadendo comunque sempre la necessità di rivolgersi a produzioni e ad allevamenti sicuramente di qualità e quindi che rispettano anche il benessere degli animali, ci sono comunque delle ottime proprietà nutrizionali per quanto riguarda questo tipo di carne. Ovviamente molto, come andremo a vedere, dipende anche dal taglio della carne che scegliamo, perché ci possono essere, diciamo, delle variabili in termini di calorie, ma anche di contenuto di grasso. Iniziamo però con il dire che la carne di maiale, ovviamente derivante dal suino addomesticato, quindi da questo mammifero, è definita da un punto di vista nutrizionale comunque come una carne rossa. Ovviamente le carni da un punto di vista nutrizionale si differenziano per quanto riguarda il contenuto di mioglobina e quindi, diciamo, tecnicamente è comunque una carne rossa, anche se da un punto di vista più gastronomico viene definita a volte bianca, a volte rosa, perché tende dopo la cottura comunque a schiarirsi. La possiamo classificare a seconda di diversi parametri, come l'età di macellazione dell'animale, la pezzatura, quindi i vari tagli, la tipologia di allevamento, quindi se è un allevamento di tipo industriale oppure più tradizionale, e anche l'alimentazione, se è un animale alimentato normalmente oppure sovralimentato. In generale, però, oggi possiamo dire che con la necessità più volte ribadita di diminuire il consumo di grassi e comunque di fare una maggiore attenzione al consumo di carne, le carni che vengono prodotte, che derivano da questo animale, sono in generale, anche grazie alle nuove tecniche di allevamento, presentano un minor contenuto di calorie, di grasso, di colesterolo e soprattutto un minor contenuto di acidi grassi saturi. In generale, però, possiamo dire che un animale sovralimentato, quindi più ricco in grassi, di solito viene destinato alla produzione di salumi o di carne salate, mentre invece un animale cosiddetto leggero è destinato più che altro alla produzione di carne fresche pronti al consumo. La carne di maiale fresca però può essere contaminata da una serie di parassiti o può subire delle contaminazioni batteriche, per cui è necessario che subisca una cottura completa, quindi fino al cuore dell'alimento per una temperatura maggiore sicuramente ai 70 gradi. Come dicevamo all'inizio, per i valori nutrizionali molto dipende dal tipo di taglio. In generale sono da preferire quei tagli più magri, quindi l'arista, il lombo, il filetto, il carré, rispetto invece ad altri tipi di tagli come la pancetta, le zampe e così via, che sono sicuramente molto più ricchi di grassi. Per quanto riguarda i tagli magri, per 100 grammi difficilmente superiamo le 150 calorie, però in generale possiamo dire che comunque una carne di maiale è una carne ricca di proteine ad elevato valore biologico, è una buona fonte di vitamine, soprattutto B6, B12, di sali minerali, fosfo, ferro, zinco, rame, e contiene tutta una serie di molecole, quali per esempio la taurina, anche il glutatione, eccetera, che unite alla ricchezza di proteine del valore biologico aiutano la crescita della massa muscolare. E, come detto, quando scegliamo i tagli magri difficilmente superiamo le 150 calorie, per cui è un tipo di taglio che possiamo inserire anche all'interno di piani alimentari dietetici. E poi la carne di maiale ha poco tessuto connettivo, per cui si rende anche molto più digeribile. Quindi, tornando alle paure di cui parlavamo all'inizio, cioè di un eccesso di
acidi grassi e di un numero di calorie elevato, possiamo dire che in fondo la carne di maiale non è molto lontana da quella che è una carne bovina. E, come detto, la necessità e l'attenzione da fare è quella di scegliere i tagli giusti. In ogni caso, comunque, ci sono anche delle controindicazioni che restano in ogni caso per tutti, diciamo come frequenza di consumo, perché comunque è una carne rossa e quindi la dobbiamo saperla gestire con la giusta frequenza all'interno della nostra alimentazione. E poi le controindicazioni riguardano soprattutto chi soffre di ipercolesterolemia, iperlipidemia, quindi patologie cardiovascolari, ma anche per esempio chi soffre di uricemia e di gotta. Quindi per concludere, insomma, una carne che non dobbiamo per forza demonizzarla, ma fare attenzione a come la scegliamo, preferendo quei tagli magri e evitando invece quei tagli più grassi come la pancetta, la coppa, eccetera, oppure rimanendo sempre nell'ambito degli alimenti che derivano dagli animali, ovviamente gli insaccati, le carni salate molto ricche di grasso che dobbiamo consumare solo occasionalmente. Ma fatte queste precisazioni, è la carne di maiale magra una tipologia di carne che possiamo tranquillamente inserire nella nostra alimentazione. Per altre informazioni, per approfondire quello che abbiamo detto, vi rimando all'articolo che trovate sul sito e sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito, come sempre, a scrivere anche un'email a nutrizionericci@vigilio.it e ci vediamo la prossima settimana per un nuovo appuntamento della rubrica Nutrizione e Benessere solo su Cilento Channel. Ciao!